Hai fumatori in casa e non sai come liberarti della puzza nauseabonda del fumo stantio? Con questo trucco avrai messo tutti in tasca, è pratico e veloce. Gli odori in casa possono davvero creare malessere. La pulizia del proprio tempio domestico va fatta a fondo, soprattutto quando è necessario tenere conto del fatto che le puzze sono diverse, e a volte si mescolano tra loro procurando una nube di sostanze velenose. Tra le più nocive ci sono quelle del fumo stantio, il quale sembra impossibile da eliminare. Non temere, con questo metodo la tua casa odorerà di fresco e pulito. Foto Canva. Come ogni trucco che ti consigliamo nel quotidiano, non possiamo non darti delle dritte interessanti. Prima fra tutte ti chiediamo se apri quotidianamente le finestre e fai entrare la luce del sole. La ragione? È la mossa principale da attuare. Sai i benefici che porti alla tua casa e alla salute dell'intera famiglia? È chiaro che se abiti in un luogo ricco di inquinamento fatto di gas e smog di auto ed industrie ci sono anche i contro, ma i pro non li fare passare sotto gamba. Infatti, nel compiere questo semplice gesto quotidiano permette in primis il ricircolo d'aria. Questa condizione favorisce la fuoriuscita di puzze ed anche la corretta gestione dell'umidità, che più tra tutte è la causa che determina la presenza del cattivo odore di fumo stantio. Inoltre, la possibilità di igienizzare le pareti con un panno unto di acqua e aceto di vino bianco, può essere un'ottima mossa da integrare a quella che ti stiamo per indicare. Non temere, non rivoluzionerai nulla in casa né spenderai un'ingente quantità di denaro. Siamo consapevoli che la praticità è il più funzionale biglietto da visita nel modificare le proprie abitudini. Che ne dici, sei dei nostri? Impara con noi e sfrutta questo consiglio formidabile. Trucco infallibile per dire addio al fumo stantio. Il fumo stantio non piace proprio a nessuno, anche perché chi fuma crea un danno a se stesso e al prossimo che gli sta intorno. Inalare anche indirettamente questi vapori malsani può causare terribili conseguenze, anche perché si sa quanto la nicotina unita alle altre sostanze tossiche faccia del male alla salute. Mettiti comoda, hai la soluzione a portata di mano. Foto Canva sa che il fumo stantio si attacca alle pareti ed è anche questa un'altra causa che comporta indirettamente l'assimilazione delle sostanze tossiche? Ebbene sì, questo vizio porta a tante terribili conseguenze. Se non riesci a smettere un tuo amico o familiare alla stessa patologia, aiutalo a compiere un percorso di disintossicazione da nicotina. Faresti un gesto d'amore verso la persona a cui tieni, e al mondo intero. Allora, perché il fumo stantio diventa colla sulle pareti? Perché anche se non fumi in casa ma getti la cicca nel posacenere, gesto sbagliato, ma che è il reale colpevole di questa situazione disagevole che hai in casa. Quindi, cosa dovrai fare? Acquistare chissà quale profumatore per ambiente e spruzzare altre sostanze chimiche che aprono i polmoni e l'intero organismo ad altre infezioni e patologie? Assolutamente, no. Nella più lontana delle possibilità dovrai solo sfruttare un prodotto che ha innumerevoli benefici per la tua casa. Si tratta del bicarbonato. Dovrai semplicemente cospargere con questa polvere tutto il posacenere, riempiendolo. Ovviamente, fai ciò solo dopo averlo svuotato del tutto, non ci deve essere né cenere né cicche. Aspetta circa mezz'ora, et voilà, l'azione assorbente della polvere non solo avrà eliminato per sempre il cattivo odore, ma avrà anche igienizzato l'oggetto. Che aspetti? Prova a mettere in atto questo rimedio pratico, vedrai che non soffrirai più la puzza di stantio e di fumo.